al Carnevale di Fano non poteva mancare l'associazione Argos da anni che collabora con il nostro Carnevale. Beh sì, ormai sono 8 anni che collaboriamo con il Carnevale di Fano, c'è una grande amicizia con la Presidente, ma un po' con tutta l'amministrazione comunale e anche con i cittadini di Fano che comunque ci vogliono bene, nel senso che apprezzano anche questo nostro modo di fare, diciamo, polizia e sicurezza di prossimità. Siamo qui, ripeto, oltre per rinnovare il gemellaggio, che ormai va in automatico, ci sentiamo un po' a casa qui, stiamo portando anche qui nella città di Fano un nostro percorso che si chiama Scuola con Legalità. È un momento, una parentesi importante della nostra attività dove vogliamo infondere ai bambini quelli che sono i principi dell'educazione civica, delle attenzioni da avere nella vita quotidiana. Li stimoliamo a seguire sempre i consigli dei genitori, che sono i primi, diciamo, paladini della famiglia. Quindi bambini, mi raccomando, ascoltate sempre i primi consigli dei genitori e state attenti ogni volta che uscite da casa. Quindi oggi presenteremo questa scuola con legalità con dei nostri amici dell'associazione Argos e Forze di Polizia che sul territorio praticano queste attività, e vogliamo anche qui, insomma, dire la nostra. E facciamo i complimenti al Carnevale di Fano e a tutta l'amministrazione comunale, perché questo è un carnevale oltre che storico e oltre che il più dolce d'Italia, è un carnevale molto sicuro, un carnevale molto attento, è un carnevale che guarda anche alle misure di sicurezza, e questo è importante anche perché sono momenti di aggregazione, momenti dove c'è tanta gente, bisogna stare attenti con gli occhi aperti, e Fano è sicuramente l'esempio di come si svolge una kermesse storica in più giorni. Angelo, lei oggi è ospite del Carnevale di Fano, che emozione si prova? E sono strafelicissimo, perché questo carnevale è veramente eccezionale. Noi collaboriamo, noi artisti, con Argos Forze di Polizia, un'associazione nazionale, e lo scopo è dare legalità ai bambini nelle scuole. Abbiamo fatto tante tappe a Roma e oggi ci troviamo qui a Fano, ci sono più di 1000 bambini in piazza, la legalità prima di tutto. Quanto è importante far comprendere ai bambini la legalità fin da piccoli? Spiegare la legalità ai bambini è molto difficile, noi ci siamo ben preparati, abbiamo fatto tanti studi per poterlo fare. È molto importante perché loro sono il nostro futuro e insegnare la legalità è molto importante. Per esempio, noi quando siamo a Roma proiettiamo il cortometraggio su Rosario Livatino, il giudice ragazzino assassinato dalla mafia, e lì parliamo ai ragazzi dell'importanza delle istituzioni. Siete bellissimi!